1679 tra libri, opuscoli ed estratti da riviste, un lascito che rispecchia l'ampia gamma degli interessi intellettuali e degli studi di Antonio Ghirelli, la chiara testimonianza di un percorso umano del giornalista e dello scrittore nel quale non è mai mancato l'amore per Napoli, per la libertà e la solidarietà. È stato acquisito dal Comune di Napoli con l'accoglimento della donazione effettuata dai figli Massimo e Guido. È stato riordinato e sistemato dal personale della biblioteca Labriola e del servizio archivi e biblioteche e stamattina è stato inaugurato al primo piano della biblioteca comunale Labriola a San Giovanni a Teduccio, costituendo ora il fondo Antonio Ghirelli e trovando quindi significativamente il suo spazio in un quartiere storicamente popolare ed operaio. Beh, l'ha detto lei stesso, una zona operaia, popolare, una biblioteca che si chiama Labriola, come un grande studioso socialista, avrebbe fatto un enorme piacere a mio padre, che su questa cultura, con questo popolo napoletano, di San Giovanni, eccetera, insieme con lui che ha lottato per avere un'Italia migliore. E la gente del dopoguerra che in qualche modo, venendo dalle difficoltà e dalla durezza della guerra ha saputo costruire un'Italia nuova e democratica. E in qualche modo questo fondo non è tanto un regalo e un omaggio che hanno voluto fare a mio padre, ma è invece una restituzione da mio padre verso la città e i posti che gli hanno dato tanto. Lui ha molto lavorato per questa città, dobbiamo a lui testi storici, analitici fondamentali per comprendere la storia di Napoli. Mi sembra in questo momento un bellissimo e forte segnale sul ripensare criticamente la storia della città e ritrovare nella storia della città quei principi aggregativi e quelle molle verso la giustizia e il progresso che Ghirelli ha sempre perseguito con il suo impegno istituzionale, con il suo mestiere di giornalista e con la sua lucida capacità di analisi di intellettuale.